Il gioco è l'anticamera del sogno e il sogno è la materia che ti permette di migliorarti, di ambire di più, di crearti un qualcosa che ti elevi. Per cui tutto parte dal gioco. Un bambino, qual è la prima attività cosciente che fa un bambino? Giocare. E lì sei ancora in un universo di purezza, di inizio, e questo secondo me è esplicativo. Dal gioco nasce tutto. E se poi tutto torna anche al gioco, come nel mio caso, che mi occupo nella vita di un gioco, ovvero il calcio, allora puoi essere contento, perché vuol dire che le cose sono incastrate in modo buono. Ma per me no, il gioco è stato tutto. La mia vita, oggi, se sono l'uomo che sono, perché ho giocato a calcio, perché mi hanno dato dei valori. Sono nato in un quartiere di periferia importante, con un fratello più grande. Mio fratello ha fatto le sue cose. Io, grazie al calcio, adesso è una bravissima persona, mio fratello è una bravissima persona. È un papà di famiglia spettacolare, però nel quartiere io quello non l'ho fatto nulla, perché io giocavo a calcio. Il calcio mi ha dato delle regole. Cioè, non devo toccare quello, non devo fare questo, perché domani poi devo giocare. Perciò lo ringrazio, perché mi ha dato già da piccolo una via.